Benissimo, allora diamo inizio alla serata. Sono Tony Quattrone, do il benvenuto a tutti per questa seconda iniziativa della nostra sezione napoletana, la seconda iniziativa, la seconda conferenza che facciamo quest'autunno. La prima conferenza l'abbiamo fatta con il dottor Olivieri sulla colmata, che è presente in sala, il dottore, che ringraziamo, che è stata veramente una cosa molto molto utile perché abbiamo imparato tantissime cose. E stasera invece facciamo una conferenza con Gigi Di Fiore, con il professor Giovanni Cutolo, e più tardi arriverà anche Marco Esposito, se riesce ad arrivare, che c'ha un... Mi ha avvisato che non riesce a venire perché gli hanno fissato una giunta alle 8. Un'giunta alle 8, benissimo. Allora niente Marco Esposito stasera. Mi ha molto perché avrei preferito prendere una boccata d'aria tra le nostre cose meridionaliste, ma non ci riesce. Bene, allora l'importanza per noi stasera qual è? È che noi come meridionalisti, come attivisti, io comincio a usare la terminologia attivisti per il rilancio e il riscatto del Sud, perché non so perché, ma meridionalisti certe volte non ho capito bene, sento critiche sulla terminologia, però mi piace molto questo attivisti e militanti per il rilancio e il riscatto del Sud. Una cosa che abbiamo in comune tantissimi di noi con altri movimenti, il Partito del Sud con altri movimenti, è la storia, cioè abbiamo un punto di partenza di qualcosa, sappiamo che c'è qualcosa che non va con la storia. E abbiamo avuto la fortuna, diversi di noi, di leggere testi come questi, i testi di Gigi Di Fiore, e abbiamo avuto la possibilità di capire, leggendo, che c'è qualcosa che non va nella narrazione. E perciò stasera il Partito del Sud ha pensato di invitare Gigi Di Fiore, che gentilmente ha accettato, di venire stasera e di parlarci un po', proprio nel 150esimo, di forse dei fatti e misfatti, possiamo dire, del Risorgimento, come presentazione anche del libro che abbiamo anche qui, c'è qui fuori in vendita per coloro che sono interessati a prendere il libro. E perché siamo un pochettino in ritardo, mi fermerò a questo punto senza farvi la presentazione di Gigi Di Fiore. Se andate su Wikipedia c'è una bellissima presentazione, spero che sia abbastanza fedele quella su Wikipedia. Sì. È abbastanza fedele, sì. Intanto vado a controllare se non scrivono baggianate, sì. E perciò passerei la parola a Gigi Di Fiore. La serata si conduce, andremo avanti in questo modo. Gigi parlerà per una mezz'oretta, non di più. Sì. Poi apriremo la possibilità di domande e risposte, e poi il professore Cutolo, che è il presidente della Commissione Cultura del Partito del Sud, tirerà le somme alla fine della chiacchierata. Le domande e risposte, Gigi potrà rispondere alle vostre domande se ponete delle domande, qualcosa sia un po' timidi, e così poi alla fine della serata il professore Cutolo chiuderà con le considerazioni. Tenteremo di chiudere alle 8:45 precise, perché poi ci sarà un altro evento, un altro incontro del Partito del Sud più tardi. A te. Allora, mi alzo così. Buonasera a tutti. Innanzitutto scusate il ritardo, ma è dovuto a traffico imprevisto a Viale Augusto, e c'ho dei testimoni a favore, non contro, su questo ostacolo improvviso. Tony Quattrone ha fatto riferimento ai 150 anni dell'Unità d'Italia. Quest'anno io sono stato davvero dappertutto, da Bergamo a Palermo, insomma un po' in tutte le regioni d'Italia, in varie località d'Italia. Ho toccato, invitato da più persone, associazioni, in più occasioni, a parlare di questa occasione, di questo evento, e quindi mi fa piacere che questo sia l'ultimo appuntamento di quest'anno, quindi proprio quasi a corredo e a consuntivo di un ciclo di incontri e di conversazioni che ho tenuto, mi fa piacere che sia questo quello di consuntivo. Il Sud, il Mezzogiorno. Io partirei da un dato, da un elemento importante. Perché quando si parla di Risorgimento si fa sempre riferimento a Garibaldi, alla spedizione dei... Ce ne sono tante di vicende che hanno portato all'Unità d'Italia, eppure quella più sintomatica, quella più citata, è sempre la spedizione dei 1000 Garibaldi e l'annessione del Mezzogiorno d'Italia al resto della penisola. La risposta è molto semplice, perché la spedizione dei 1000 è l'unica vera epica del Risorgimento,
l'unica epica spendibile, perché ce ne sono tutte le caratteristiche, no? Davide contro Golia, pochi contro molti, la barbarie contro la civiltà. E degli altri eventi, delle altre cose, c'è poco da spendere, c'è poca epica. Nel 59, 1859, se non ci fossero stati i cannoni, i fucili francesi, beh, ben poco ci sarebbe stato da festeggiare in quella seconda guerra d'indipendenza. Nel 1866 è ancora più penosa la situazione, se non ci fossero stati i prussiani sull'altro fronte, con due sconfitte sul campo a Lissa e a Custozza, l'Italia avrebbe fatto davvero, era già Italia Unita in quel momento, una fine e una figura indegna, indecorosa. Non ne parliamo poi per le annessioni del centro Italia, di quelle che erano le legazioni, di quelle che erano le regioni centrali dell'Italia, dove se non fosse stato per una serie di manifestazioni aizzate da carabinieri che travestiti da popolani che hanno finto delle agitazioni, e quindi se non fosse stato poi per l'assenso degli stessi francesi, beh, ben poco ci sarebbe stato da annettere di quei territori, di quelle regioni. E quindi resta il Mezzogiorno, non a caso, perché uno dei nodi è proprio il rapporto nord-sud, uno dei nodi ereditati dal nostro Risorgimento, e non è un caso proprio che l'evento, la vicenda più citata è quella. Quella che, al di là poi di tutte le varie ricostruzioni epiche, di tutte le varie ricostruzioni entusiastiche e celebrative, viene definita da uno che certamente non può essere accusato di simpatie borboniche, come Benedetto Croce, un'altra delle rivoluzioni passive alla maniera di Cuoco, cioè una rivoluzione in cui la maggior parte delle persone del Mezzogiorno d'Italia era in attesa, aspettava di vedere come andassero a finire le cose per schierarsi dall'una o dall'altra parte. Quindi ha assunto un atteggiamento di passività, e lo dice Benedetto Croce in una conferenza che tenne nel 1924 a Napoli e che è riportata in Uomini e cose della vecchia Italia. Bene, si potrà dire, ma la passività comunque è un atteggiamento, comunque una scelta di campo. Sta di fatto che nessuno o pochissimi decisero di prendere i fucili, decisero di schierarsi al fianco di Garibaldi, e se ne lamentarono gli stessi garibaldini, anche quelli che hanno scritto le loro pubblicazioni, i loro memoriali per i posteri, lo stesso Bandi. Non ne parliamo per Alberto Mario, che in camicia rossa si lamenta proprio che pochissimi erano i meridionali volontari accorsi tra le file di Garibaldi. E uno che poi non scriveva certamente per i posteri, come Ippolito Nievo, che scriveva in presa diretta delle lettere alla cugina famosa Bice e alla mamma, scriveva che i siciliani li avevano accolti con poco entusiasmo, e quelli che si erano schierati al fianco dei garibaldini erano delle specie di briganti che quando arrivarono a Palermo loro dovettero tenere a bada, tenere a freno, e quindi dovettero difendere poi i latifondisti da quelli che li avevano aiutati. Quindi disse, senza peli sulla lingua, disse con molta sincerità e con molta verità, che gran parte di quelli che all'inizio si schierarono in Sicilia al fianco dei garibaldini erano quei famosi picciotti, gente poco raccomandabile al soldo dei latifondisti siciliani. E questo è un dato di fatto anche dimostrato e testimoniato da Abba, che li descrive come con grandi descrizioni, con grandi tratti pittorici e folcloristici, con queste pelli di montone, con questi schioppetti, con questi fucili, gente terribile dallo sguardo truce, dallo sguardo violento e terribile. E quindi era questa la situazione di questa grande vicenda epica che è la spedizione garibaldina. Ed è una vicenda che faceva parte di quella epica necessaria per rendere spendibile quella famosa religione laica dello Stato che si doveva creare, perché non c'era un concetto di italianità, non c'era un concetto di Italia Unita diffuso in tutti gli strati sociali in quel momento. E c'è qualcuno addirittura che oggi, 150 anni dopo, sostiene che non c'è mai stato una identità unica italiana in tutto il territorio, e ci sono varie identità regionali, e
conoscete il saggio bellissimo che ha fatto il professore inglese Duggan, che sostiene per molte pagine, pubblicato da Einaudi, questa tesi, che non esiste un'identità italiana, ma esistono varie identità regionali. E si doveva in quel momento creare la identità italiana. La spedizione dei Mille rappresentava la grande epica che poteva essere spendibile per creare questo concetto unitario, questo concetto di identità. Un problema di religione laica, un problema di compartecipazione e di identità comune divisa che fu sentito subito dai padri della Unità d'Italia. Fu sentito ad esempio da Crispi. Nel 1882 morì Garibaldi. Voi sapete che Garibaldi scrisse, lasciò nelle sue memorie, detto che voleva essere cremato, le sue ceneri sparse al largo di Caprera, e quindi doveva abbracciare il mare in quella maniera. E allora grande problema che si pose Crispi: ma com'è possibile? Cremiamo il corpo di Garibaldi e ci priviamo di una grande possibilità, cioè quella di creare una tomba bellissima a Caprera, farne un luogo di raccoglimento, un luogo di raccolta, un luogo di pellegrinaggio, e quindi creare un punto di incontro della italianità e di questa grande religione laica. Era insomma il concetto dei sepolcri di foscoliana memoria che in quel momento cercava di rappresentare Crispi in un noto articolo dell'82. Naturalmente fu calpestata la volontà di Garibaldi e fu deciso tranquillamente di seppellire a Caprera Giuseppe Garibaldi. A fianco c'era la cavalla Marsala, la cavalla bianca con la sua tomba, e fu fatto questo grande funerale sotto una pioggia torrenziale. Arrivarono in piroscafo, le grandi autorità dovettero rimanere un giorno in più perché il mare era in condizioni proibitive e quindi dovettero attendere per ripartire, e fu celebrato questo grande mito unitario e fu creato uno dei luoghi sacri della religione statale e dell'identità italiana. Ne sarebbero nati successivamente altri, sarebbe nato ad esempio il Pantheon, dove fu sepolto Vittorio Emanuele II, in questa tomba, e l'avrete vista sicuramente, che è una cosa enorme, cioè veramente è senza misura rispetto agli altri Savoia, quella di Vittorio Emanuele II. A Staglieno, Mazzini, dopo il fallimento misero della mummificazione del corpo, si tentò di mummificare il corpo di Mazzini, fallì miseramente questo tentativo perché la mummificazione non era molto evoluta in quel momento, non si era ancora arrivati ai risultati di Lenin e Mao, le cui mummie furono e sono state visibili per anni, mentre quella di Mazzini si decompose presto, e quindi fu sepolto anche a Staglieno. Poi naturalmente il tricolore, naturalmente la festa dello Statuto, che non a caso veniva a giugno, come sarebbe stata a giugno la festa della Repubblica, l'inno di Mameli, insomma tutti rituali di una religione laica che sostituiva la religione cattolica, che era stato in quel momento uno degli elementi culturali unificanti della penisola, e cercava di creare questa identità attraverso simboli, rituali, attraverso ripetitività di valori culturali e anche di personaggi e di miti. In questo, come ho detto prima, l'epica della spedizione dei Mille era uno degli elementi fondamentali. Ed è uno dei nodi che abbiamo ereditato, perché poi la unificazione, la contrapposizione nord e sud e l'annessione del Mezzogiorno d'Italia, al resto nasce proprio da quella spedizione dei Mille e dal modo in cui si sviluppò, dal modo in cui fu compiuta. Abbiamo detto che, diceva Croce, che fu una delle rivoluzioni passive alla maniera di Cuomo. Eppure Garibaldi, quando sbarcò a Marsala, non a caso, perché Marsala era una delle colonie principali degli insediamenti inglesi in Sicilia per la produzione del vino, per le attività commerciali che avevano gli inglesi, gli interessi economici che avevano gli inglesi in quel porto. Da 2 anni appena avevano rifatto l'intero porto di Marsala per i traffici internazionali del vino, quindi era un porto che ben si prestava ad uno sbarco di navi in quel momento del tipo del Lombardo e del Piemonte. Ebbene, in quel momento, quando sbarcò a Marsala, la prima cosa che Garibaldi chiese, dice: ma dove sono gli uomini di Sant'Anna? Avevano promesso gli uomini di Sant'Anna. Sant'Anna era Stefano Priolo, barone di Sant'Anna, era uno di quei baroni latifondisti siciliani con cui avevano fatto degli accordi preliminari, preparando il terreno, Francesco Corrao e gli altri garibaldini di origine siciliana, che sapevano benissimo come un'isola
e un territorio come quello siciliano, il ventre molle di tutta il regno delle due Sicilie, sarebbe stato anche dalla Sicilia che sarebbe cominciato poi il cammino degli americani per liberare, no, dal sud il resto della penisola, proprio perché la Sicilia si prestava in quel momento ad essere il territorio, il terreno di sbarco. I siciliani mal tolleravano, mal sopportavano il giogo napoletano, così pieni e così di identità, così pieni di voglia, di autonomia, di sentirsi nella loro aristocratica identità regionale e culturale, e quindi volevano in quel momento staccarsi soprattutto dal dominio e dal controllo napoletano, ma volevano anche poter preservare i loro latifondi, i loro interessi economici. Quindi un accordo di questo tipo per il controllo del territorio, per un'avanzata che non fosse contrastata, che non fosse vista in maniera ostile dai latifondisti che detenevano il potere economico sull'isola, era necessario. E uno dei baroni che si disse subito pronto a questo accordo fu appunto Stefano Priolo e i suoi picciotti. I suoi picciotti erano le braccia armate che avevano tutti i latifondisti in quel momento per difendere le loro proprietà dai briganti, cioè dai delinquenti comuni, dai delinquenti, diremmo noi, terra terra. In realtà tutti gli storici della mafia dicono una cosa semplicissima, una cosa molto elementare, contrapponendola alla camorra: la mafia è una forma di criminalità organizzata a origine rurale, mentre la camorra è una forma di criminalità organizzata a origine urbana. L'origine rurale della mafia è quella che scaturisce dai famosi gabellotti. In realtà queste braccia armate, questi picciotti che difendevano la proprietà dei loro latifondisti, quando riuscivano a meritare bene, avevano degli appezzamenti dei terreni in dono dal latifondista e quindi avevano la gabella, diventavano gabellotti di piccoli terreni. Diventavano però in quel momento dei capi, diventavano dei punti di riferimento per questi picciotti, e da lì l'origine di questi gruppi, di queste organizzazioni che si sentivano legati da vincoli economici, da vincoli ideali, da vincoli di solidarietà, e a volte rispetto a quella che era l'autorità imposta statale, l'autorità imposta del potere legale, riuscivano anche a, violarlo, a contrapporsi, a osteggiarlo e quindi a imporre la loro legge, che era la legge di preservazione e tutela della proprietà. Quindi quei picciotti erano la preistoria, erano le premesse, erano i progenitori della organizzazione mafiosa, e lo avrebbero detto tranquillamente gli aristocratici interrogati dalla commissione d'inchiesta del 1866 sulla rivolta dei 7 giorni e mezzo a Palermo, che cominciarono a parlare tranquillamente di mafia e sostennero che ogni rivolta, ogni rivoluzione in Sicilia, a partire da quella del 48 a quelle successive, non aveva mai potuto sperare in successi senza avere a che fare e senza avere l'aiuto di questi picciotti e di un'organizzazione che veniva, si sussurrava, si chiamasse Mafia, con due F, perché all'epoca si usavano le due F per questa organizzazione criminale. Bene, queste erano un poco le premesse di sbarco dell'impresa. Naturalmente poi non si discute l'abilità che fu mantenuta da Garibaldi dal punto di vista militare, il nucleo e il nodo di tutti i combattimenti fu Milazzo nel luglio del 1860, e quindi fu lì che l'isola fu in realtà persa veramente, fu l'unico vero combattimento guerreggiato insieme con quello casa per casa a Palermo. E il ventre molle del regno delle due Sicilie, questa Sicilia che era così ostile a Napoli, così ostile al dominio, ai funzionari, ai militari di origine napoletana, fu una passerella, fu il trampolino necessario e tranquillo per poter sbarcare poi sul continente, per poter poi arrivare a Napoli. In realtà voi sapete che in Calabria non si sparò un colpo, fu veramente una avanzata tranquilla e simpatica. In Puglia non ne parliamo, proprio il generale passò subito con i garibaldini, ancora prima che arrivassero i garibaldini, il generale Flores, e così via tutti gli altri. E alla fine
si contano e sono documentati 18 nomi di alti ufficiali borbonici che furono relegati a Ischia e processati dalle commissioni di disciplina dell'esercito borbonico, ma si largheggiò, si lasciarono al loro posto, anche se molti furono messi in condizioni di non nuocere e poi ricomparvero sperando di ottenere qualche beneficio, qualche perdono o qualche vantaggio all'assedio di Gaeta o poco prima dell'assedio di Gaeta. Quindi ci furono molte cose strane. In realtà poi, leggendo sia i diari dell'ammiraglio Persano, che era il puntello, era il comandante della flotta piemontese, che guarda caso non stranamente cominciò a spostarsi dalle coste della Sardegna verso il sud Italia per controllare alla distanza che cosa succedeva e che cosa avveniva su questo territorio del Mezzogiorno d'Italia. Se si leggono i diari di Persano, se si leggono soprattutto i carteggi di Cavour, si intuiscono e si capiscono tante cose, ad esempio i soldi che Persano sollecita per poter avvicinare, poter solleticare lo spirito di italianità degli ufficiali della Marina Borbonica, e questo insomma è quanto dire che cosa significa attraverso i soldi solleticare lo spirito di italianità. Si capisce come mai alcuni ufficiali preferirono passare da una parte a un'altra. In verità poi, volendolo analizzare e non facendo un'analisi, un'interpretazione della storia sempre complottata, io sono contrario all'analisi dei complotti, all'analisi che tutto è stato voluto in maniera sotterranea, tutto è stato voluto da questa grande strategia massonica. Non è così, la storia purtroppo ha più letture. La storia è, io faccio sempre un esempio quando racconto e parlo di queste cose, io nell'approccio metodologico rispetto alle ricostruzioni storiche e rispetto anche al mio lavoro di giornalista, paragono sempre questo approccio ad un grande palazzo con più finestre, con l'orizzonte di fronte. Se voi aprite una finestra ne avete una parte in visione, se ne aprite due si allarga la visione, tre ancora di più larga. Se aveste la ventura e la fortuna di poterle aprire tutte, avreste la grande possibilità di vedere e abbracciare tutto l'orizzonte che vi si para davanti. E le finestre sono le fonde, più ne avete, più spicchi e più parti di orizzonti vi si aprono davanti e più avete una visione completa di quello che è accaduto e di quella che è possibile la narrazione e la interpretazione dei fatti che si sono svolti e dei fatti che sono accaduti. Alla stessa maniera quello che accadde in quel 1860-61. E dicevo, e sono partito, non credo al complotto, ma credo che in quel momento c'era anche uno sfaldamento purtroppo di tipo morale, uno sfaldamento soprattutto di classe dirigente del Mezzogiorno d'Italia. Io non sono, come il mio amico Pino Aprile, assolutorio al 100% delle responsabilità dei meridionali in quel processo di unificazione così affrettato e così distorto. Ce ne potevano essere mille altri, mille modi. L'unificazione in quel momento era ineluttabile, era nei fatti ed era favorita da circostanze internazionali eccezionali, irripetibili e uniche. Quindi in quel momento, come era lo scenario internazionale, non si poteva andare in maniera diversa. E in quel momento c'era uno sfaldamento etico-morale enorme, tremendo, e è dimostrato da più vicende, è dimostrato da più testimonianze, e anche dall'esercito. Era l'8 settembre dell'esercito delle Due Sicilie. C'è un episodio, ci sono degli archivi privati fondamentali, preziosi, come l'archivio ad esempio della famiglia Quandel. I tre ufficiali Quandel furono tre ufficiali all'assedio di Gaeta. E in questo archivio c'è un episodio che io ritengo e considero emblematico per descrivere un po' l'8 settembre di quell'esercito che si andava sfaldando sotto l'assalto sia delle Camicie Rosse appoggiato dai soldi, dai finanziamenti inglesi, dalla forza politica di Cavour e del Piemonte, e poi dall'esercito regolare piemontese che sfondò e che sconfinò senza dichiarazione di guerra due stati sovrani in quel momento, e due eserciti regolari che si contrapposero. Bene, c'è un episodio che racconta Ludovico Quandel, era un capitano all'assedio di Gaeta, e racconta di un colloquio che ebbe con Matteo Negri, generale borbonico,
E quando gli chiese, dice: ma generale, ma qua noi abbiamo dei comandanti che non mi sembrano molto all'altezza, abbiamo di fronte due eserciti che sono molto potenti e forti, dal punto di vista internazionale nessuno più, dalla parte nostra nessuno più ci appoggia, e che dobbiamo fare? E Negri gli rispose, dice: beh, hai ragione, le cose vanno in questa maniera, siamo destinati a perdere, a essere degli sconfitti, ma il nostro dovere è quello di rimanere al nostro posto, perché noi abbiamo giurato, abbiamo fatto un giuramento ad una bandiera, ad un sovrano, la nostra patria è ancora questa e non possiamo fare altrimenti, dobbiamo rimanere al nostro posto fino alla morte. Matteo Negri sarebbe morto nel combattimento del Garigliano alla fine dell'ottobre del 1860, sotto il fuoco dell'esercito regolare piemontese. Ebbene, questa era anche l'altra faccia di una generazione che era di fronte ad un dramma enorme. Erano cresciuti da quattro generazioni con degli ideali, con una cultura particolare, allevati in un regno autonomo dalla storia gloriosa, dalla grande cultura di secoli, e quindi si trovavano di fronte ad una svolta. Molti vissero quello che poi sarebbe stato vissuto in Italia con la Resistenza, dove nella stessa famiglia c'era uno che era passato con i garibaldini e l'altro che era rimasto con l'esercito regolare borbonico. Insomma, si vissero drammi esistenziali e individuali enormi in quel momento. Fu un dramma di una generazione, e quando si perde una guerra e c'è un esercito sconfitto, il soldato sconfitto di solito torna a casa propria, torna nella sua famiglia, torna nella sua patria. In quel momento non esisteva più patria. Non esisteva perlomeno quella patria per quei soldati in cui erano cresciuti, era tutta un'altra cosa, il territorio e i luoghi in cui tornavano, era una nazione per cui non avevano combattuto e in cui non credevano e in cui loro si sentivano estranei. Fu un dramma dal punto di vista esistenziale e di ambientamento e di adattamento anche culturale e ideologico enorme. Ecco, anche in questo c'è quella difficoltà a creare quella identità italiana unificante di cui abbiamo fatto accenno prima. In realtà poi in quelle vicende e in quel periodo della storia si trovano le fondamenta di questo grande dramma, di questa grande contrapposizione nord-sud, questa grande distanza di conoscenza tra italiani del nord e italiani del sud. E io, soprattutto quando vado al nord e mi dicono: ma tu fai libri per dividere, io faccio libri per unire, perché attraverso la conoscenza delle diverse storie, diversi modi in cui siamo diventati una sola nazione, forse ci si può ritrovare e si possono trovare degli elementi in comune, se ancora 150 anni dopo oggi ce ne sono, ne esistono. Ma nella non conoscenza non può che scaturire, non può che derivare contrapposizioni, diversità e differenze. Ecco, questo è l'obiettivo di solito nel mio lavoro. E uno dei momenti clou, uno dei momenti fondamentali del grande divario, della grande contrapposizione nord e sud, fu subito dopo l'unità, la guerra civile del Brigantaggio. Carlo Levi, quello che il Cristo si è fermato ad Ebori, che si è fatto seppellire in Basilicata, talmente che si era affezionato a quelle terre, mandato al confino dal fascismo. Ebbene, Carlo Levi, un torinese, definì la guerra del Brigantaggio l'unica vera guerra civile contadina dell'Italia Unita. Erano soprattutto contadini quelli che rivendicavano le terre, rivendicavano territori, rivendicavano la legittimità a veder soddisfatte quelle che erano state le promesse, no? Garibaldini al momento dell'arrivo dei 1089 che sbarcarono a Marsala, si ribellarono, cercarono di contrapporsi ai latifondisti. Fu una guerra appunto sociale in quel momento, che si alimentò anche di caratteristiche politiche di sottufficiali borbonici, di ex ufficiali del disciolto esercito delle due Sicilie. Ebbene, in quel momento quella guerra vide ed ebbe nei latifondisti, nella classe dirigente
che aveva il potere economico nel Mezzogiorno in quel periodo. I peggiori nemici del sud del Mezzogiorno furono i latifondisti, nel timore che quella guerra e quella rivoluzione politica si trasformasse anche in sociale, a rivendicare e a chiedere più cannoni, più esercito, più fucili, più leggi repressive, più leggi speciali, e furono loro a sollecitare quello. E adesso lo scrive, lo sottolinea anche Gramsci nei suoi famosi quaderni dal carcere, i quaderni 19, quelli che parlano del risorgimento, quando appunto sottolinea ed evidenzia la estraneità del mondo contadino, quindi di tutto il mondo popolare del Mezzogiorno, alla rivoluzione risorgimentale. E in quel momento ci fu questa grande contrapposizione sociale, si saldò l'alleanza al vertice tra la classe dirigente del Mezzogiorno con i latifondisti e quella del nord con i grossi imprenditori e con il ceto politico liberale moderato dei Capuriani che sedeva in Parlamento. Insomma, era uno scenario abbastanza evidente, abbastanza chiaro, di contrapposizioni sociali, ma purtroppo in quello scenario, dal punto di vista culturale, si diffuse al nord l'immagine del meridionale. Si diffuse l'immagine del brigante del sud che si contrapponeva alla civiltà dell'unità d'Italia, che si contrapponeva a questo grande ideale di un'unica nazione, e le foto dei briganti in posa, fatte per motivi propagandistici dall'esercito piemontese che era venuto qui a fare repressione, erano le foto che in carta da visita, in cartoline, come si usava all'epoca nell'Ottocento, avevano diffusione nei salotti buoni dell'aristocrazia piemontese a Torino, e quella era l'immagine, l'idea che avevano del meridionale, questo terribile brutto con lo schioppetto che era morto da poco ma veniva tenuto in piedi per essere fotografato come se fosse ancora vivo, veniva diffuso come idea e immagine al nord. Venne poi l'attività di uno come Cesare Lombroso, medico militare al seguito delle truppe piemontesi, che si mise in testa di voler studiare un po' questi briganti, quindi i crani dei briganti, quindi li misurò, vide la loro ampiezza, vide in che modo si poteva spiegare questa attitudine a delinquere, questa attitudine a schierarsi con queste bande criminali, e quindi nacque poi l'idea del delinquente per nascita, per DNA, per predestinazione, e l'idea del brigante meridionale. Ma Lombroso però ha fatto ben poca cosa rispetto a quelli che sono stati poi i suoi epigoni, i suoi successori, e ahimè gran parte meridionale. Ne cito uno per tutti perché è quello più incredibile, come Niceforo, che ha teorizzato in italiani del nord e italiani del sud che soltanto dei selvaggi come i meridionali potevano essere trattati con i fucili e con la repressione, non c'era altro modo per civilizzarli. Quindi un siciliano che ha queste teorie sulla scia degli studi lombrosiani, insomma, lascia un poco di meraviglia. Ma noi siamo bravissimi a farci male da soli. Pensate un poco quello che succedeva e che successe nel dibattito sul federalismo. Oggi si parla tanto di federalismo, se ne parlava già 150 anni fa. Successe che il ministro degli interni, Minghetti, presentò 4 disegni di legge sul una possibile organizzazione federalista dello Stato unitario, dello Stato italiano. Prevedeva già le regioni, e il presidente della regione, già allora in quel disegno di legge si chiamava governatore, come si chiamano oggi i presidenti delle regioni. Bene, i peggiori, i maggiori oppositori del federalismo in quel momento furono i meridionali della destra cavuriana, gran parte erano gli esuli del 48 arrivati a Torino, che hanno fatto dei guasti enormi nell'immagine che davano del sud d'Italia, e gli esuli in tutte le epoche storiche hanno fatto dei guasti perché hanno un'immagine distorta di quello che hanno lasciato, hanno un risentimento eccessivo, enorme, quindi nella interpretazione, nella visione che danno di quello che hanno lasciato c'è sempre il peggio, c'è sempre la visione distorta. Ebbene, in quel momento, nel corso del dibattito, ci fu chi disse, ed era La Farina, siciliano, uno degli esuli, vicino alla destra cavuriana, dice: dobbiamo bocciare subito i disegni di legge di Minghetti, perché è ora di finirla con la cloaca dei governi di Napoli e Palermo. Cioè, questa era l'idea che lui aveva, siciliano,
di come si governava a Napoli e che qual era lo spessore e il livello delle classi dirigenti e politiche nel sud d'Italia. Certamente era un'utopia pensare che in quel momento si potesse arrivare ad un'Italia federale con il sud che era diventata la nuova frontiera, il far west, il sud in fiamme con il brigantaggio, si pensava di perdere subito quella parte d'Italia al resto. D'altra parte la famosissima, citatissima lettera di D'Azeglio a Matteucci spiega benissimo alcuni dubbi e perplessità di qualcuno, quando D'Azeglio dice che si spari agli austriaci, cioè a degli stranieri, è legittimo, è normale ed è pacifico, ma che poi alla fine noi siamo costretti a sparare, a fucilare dei meridionali, cioè italiani come noi, beh, allora c'è qualcosa che non va, forse non ci siamo fatti accettare bene, o forse che sono loro che non ci accettano come noi pensavamo facessero. Quindi si poneva già qualche problema, si poneva già qualche dubbio in questa assimilazione dal punto di vista anche politico. Il problema della storia poi è che non deve essere, e Toni Quattrone ha detto, ci unisce la storia, però la storia deve essere anche motivo di riflessione per capire che accade oggi. Quando mi chiedono ma com'è, tu fai il giornalista e poi hai scritto tanti libri di storia divulgativa su quel periodo, perché? Perché in quel periodo della nostra storia si trovano le premesse e una serie di elementi di comprensione fondamentali per poter raccontare il mezzogiorno di oggi. Poiché io da giornalista racconto il mezzogiorno di oggi in varie realtà, in vari territori, avere gli strumenti di conoscenza di quel periodo della storia mi aiuta tantissimo, mi ha aiutato tantissimo, perché si fanno dei paralleli, si fanno delle analogie. Uno per tutti, se andate a leggere i verbali del Parlamento italiano dall'ottobre del 1861 al febbraio del 1862, vedete che hanno interpellanze sulle province napoletane, si comincia a parlare di questo sud, della questione meridionale, e se leggete le contrapposizioni tra i deputati del nord e quelli del sud, vi sembra di leggere le contrapposizioni di oggi. Allora c'è il deputato del sud che dice: avete imposto ai vostri funzionari, avete piemontesizzato l'Italia, e risponde quello del nord: che cosa avreste voluto allora, napoletanizzare l'Italia? Noi non ci saremmo stati mai, ad esempio. Oppure c'è quello del nord che, quando si chiede di garantire l'ordine pubblico nel sud per i briganti e per altre situazioni, replica, dice: ma prima dobbiamo essere certi e sicuri che le tasse vengono pagate in maniera uniforme anche nel mezzogiorno d'Italia, per potervi assicurare così bene l'ordine pubblico. Pensate un poco quante belle cose si ritrovano 150 anni fa che possono essere l'insegnamento a quello che stiamo vivendo oggi, a quello che si racconta oggi, e di un estremo interesse e di grande anche vivacità e stimolo a poter capire quello che accade oggi. E così, ad esempio, gli aspetti economici, e poi credo di poter chiudere questa fase perché sennò poi non lascio spazio a domande, non lascio spazio al professor Cutolo che sta molto pazientemente ascoltando, forse troppo. E quindi devo dire che facendo quella che poi è l'analisi economica, dice: ma allora com'è? Io sono sempre stato contrario a questa grande retorica dei primati. Odio passare da una retorica del conformismo risorgimentale alla retorica dell'anti-risorgimento tout court, del eravamo più belli noi, eravamo meglio noi. Questo è un pericolo anche culturale da fuggire, perché noi dobbiamo cercare di, in maniera serena, di interpretare, di analizzare dicendo delle verità, ma senza lasciare spazio ad altro. Ebbene, In questa anti-retorica c'è un dato comunque che è stato anche messo per iscritto, e lo hanno adesso pubblicato di recente per Rubettino, io ne ho scritto sul Mattino qualche giorno fa, i professori Malanima e Daniele, e il dato di partenza economico era che nel 1861 il PIL del Regno delle Due Sicilie era pari al PIL del centro-nord. Quindi si partiva da questo punto di vista su piani paritari. Ci differenziavano però degli indicatori sociali, e quindi gli indicatori sociali in quel momento era l'estensione ferroviaria,
erano anche il concentramento in alcune aree geografiche di insediamenti produttivi, l'alfabetismo, erano indicatori sociali non strettamente economici che poi avrebbero influenzato lo sviluppo successivo. Ma lo sviluppo successivo, e quindi il divario nord e sud dal punto di vista economico, fu accentuato da alcune scelte di politica economica fatte dal Parlamento, che era naturalmente a controllo settentrionale. Oh, guarda caso, 150 anni fa succedevano le stesse cose, dove c'erano dei governi di impostazione e di Presidente del Consiglio che fino a Crispi furono tutti del nord, e le scelte erano chiare. Ci fu un deputato, un parlamentare di Lucca, Leopoldo Gallotti, che fece uno studio sulla prima legislatura e accertò che su 8 provvedimenti di finanziamenti di tratti ferroviari di quella legislatura solo 2 riguardavano il sud, tutto il resto riguardava il centro-nord. Quindi già era un indicatore abbastanza interessante su alcune scelte di politica economica e di impostazioni di scelte strategiche di quell'Unità d'Italia. D'altro canto, uno come Nitti fece uno studio molto chiaro su quello che successe nei primi 25 anni dell'Unità d'Italia, e Nitti riuscì ad accertare e a calcolare che le maggiori risorse che arrivavano allo Stato venivano drenate dal sud, perché con la estensione dell'abolizione delle corporazioni degli ordini monastici religiosi anche al Mezzogiorno d'Italia, chi comprava più terre e proprietà che erano appartenuti agli enti religiosi erano proprio sì latifondisti, la classe dirigente meridionale, che attraverso questo acquisto quindi dava risorse allo Stato, e in percentuale e con i numeri le risorse maggiori quindi nei primi 20 anni dell'Unità d'Italia arrivavano attraverso questo meccanismo, attraverso questo sistema al nord. E Nitti fu comunque uomo di quei tempi, fu ministro anche in questa materia, e quindi era qualcosa che maneggiava e sapeva maneggiare bene. Ora non voglio ripetere, la sapete a memoria, tutta la storia, no? Dell'oro, dei capitali che stavano qui, che andarono a drenare nella unificazione dei bilanci, qual era il bilancio più sano, quello meno sano, il bilancio e la passività del regno del Piemonte che era... aveva speso tantissimo per le guerre. Cito solo una cosa che è sempre simpatica da citare, sempre interessante: nei vari prestiti che chiese alle banche inglesi e alle banche francesi, Cavour, come sapete, ha presieduto 3 governi nello Stato del Piemonte e uno nell'Unità d'Italia. Nei 3 governi dello Stato del Piemonte per 8 volte ha dovuto chiedere dei prestiti internazionali alle banche inglesi. Il più famoso è quello del 1855, che è quello che fu necessario a partecipare alla guerra di Crimea. Quel prestito molto oneroso fu restituito interamente alle banche inglesi nel 1902, cioè quando ormai lo scenario era di unità completa del territorio, e quindi anche nel sud attraverso le tasse abbiamo sanato questo debito con le banche inglesi, contratto da uno Stato sovrano a cui non appartenevamo in quel momento. È un paradosso, un esempio, perché poi mi si potrà dire vabbè, ma ci sono i pesi, i contropesi, gli altri debiti, insomma sono queste di solito le obiezioni e i dibattiti che si aprono soprattutto al nord quando io cito questo argomento, cito questo episodio e questa vicenda. Ma mi è servita soltanto per parlare appunto di debiti e contratti dai vari stati pre-unitari. In realtà, e ripeto ancora una volta, sono vari argomenti di riflessione, perché la storia non è bianca e nera, la storia ha un colore principale, il grigio, cioè sono delle sfumature che non sono molto nette, e il nostro compito, la nostra voglia di conoscere, di capirne sempre di più, e soprattutto nato anche da un'altra cosa, un altro desiderio, quello di non sentirci sempre in colpa per qualche cosa, no? Ci hanno inculcato questo senso di colpa: non volevate l'unità, eravate la palla al piede della nazione, siete quelli che si piangono addosso, siete quelli che vogliono sempre sussidi esterni. Capire e invece 360 gradi, aprire tutte le finestre verso l'orizzonte, ci consente di eliminarci,
cacciar via, di allontanare questi sensi di colpa una volta per tutti, però senza passare, secondo il mio punto di vista, dall'altro lato, quello di dire loro erano tutti i cattivi, noi eravamo i buoni, ci hanno soggiogato. Perché io, quando mi chiedono, e qui concludo, l'atteggiamento dei meridionali, ripeto in maniera sempre decisa e netta, soprattutto quando vado al nord, noi dobbiamo smetterla di piangerci addosso, smetterla di sperare che arrivi sempre qualcuno da fuori a risolverci i problemi, che arrivi Garibaldi, che arrivino gli americani, che arrivi un altro e che ci dia una mano, che dobbiamo cominciare ognuno nel proprio piccolo, con orgoglio e identità da rivendicare fino all'ultimo e senza più sensi di colpa, a fare quello che riusciamo a fare, ma con le nostre forze, in una situazione che ormai è quella di unità che dobbiamo difendere fino all'ultimo, e in una situazione di conoscenza sempre maggiore tra nord e sud. Altrimenti 150 anni dopo, secondo me, si va a sprofondare ancora di più nel baratro, oltre quello che una situazione difficile internazionale ci sta portando a fare. Ecco, questa è la mia idea, poi sono naturalmente prontissimo a rispondere a tutte le domande. Grazie. Bene, allora iniziamo con le domande, abbiamo una decina di minuti per le domande, poi passiamo all'intervento conclusivo da parte del professore Cutolo. Allora, chi fa la prima domanda? È sempre la più difficile. Faccio io. Ivan, via. No, quello che mi chiedevo è, ma non c'era nel regno delle due Sicilie una borghesia attaccata allo Stato delle due Sicilie? Cioè, da un lato abbiamo dei contadini relativamente organizzati e comunque certamente non abbastanza colti e con una visione politica chiara, no? Che poi sono la forza, diciamo, del brigantaggio che arriva dopo. Dall'altro abbiamo questa classe agraria parassita che vuole allontanare l'autorità dello Stato il più possibile, portandola da Napoli a Torino per evidentemente fare il proprio comodo sul territorio. Abbiamo degli elementi corrotti, ma in una delle patrie dell'illuminismo europeo, qual era Napoli, in una delle città più grandi d'Europa, possibile che non c'era una classe sociale che, non dico difendesse il regno delle due Sicilie, ma perlomeno contrattasse una unificazione italiana più decorosa dal nostro punto di vista? Questa è la domanda che le pongo. C'erano degli esponenti, ad esempio, che volevano una monarchia costituzionale, però erano quelli minoritari dal punto di vista politico nel regno delle due Sicilie, ed erano quelli, ad esempio, vicini a Pietro Calaulloa o allo stesso Filangieri, il figlio del grande Filangieri, il generale, no? Carlo Filangieri, quello che fu vittorioso a Messina nel 1848. In realtà le analisi crociane penso che le conosciate abbastanza, cioè le classi pensanti, l'intellettualità del Mezzogiorno d'Italia fu annullato, azzerato in due occasioni, nel 99 dopo la rivoluzione 1799 e quindi a Piazza Mercato, e nel 48 dopo la repressione dei moti del 48, quando poi ci furono i processi della setta dell'Unità d'Italia, quindi Settembrini e tutta quella classe dirigente che poi in gran parte arrivò esule a Torino. Quindi, secondo queste analisi, in questa maniera la vera intelligenza del Mezzogiorno d'Italia fu annientata dalla repressione dello Stato borbonico. In realtà, se quella era parte e se nel 48 ci fu questa vera frattura tra la borghesia e la monarchia, che aveva tentato di attraverso la concessione della Costituzione di fare un accordo, di fare un patto, come avrebbe poi fatto la dinastia Savoia nello stesso anno e nello stesso momento, perché poi lo statuto albertino famoso è uno statuto concesso, non è contrattato,
fatto e disegnato da 82 luminari, da 82 aristocratici nominati da Carlo Alberto, che a un certo punto a tavolino scrissero lo statuto e fu accettato tout court. Qua invece successe il contrario, la Costituzione e il Parlamento si attirò le reazioni degli estremisti che volevano ben altre concessioni, volevano una Costituzione ancora più avanti, ancora di maggiori aperture democratiche, e quindi poi ci fu il famoso 15 maggio a Napoli e poi i moti del 48 estesi in tutto il regno, che crearono questa frattura e questa divisione e contrapposizione nata anche dalla paura e dalla diffidenza che aveva Ferdinando II nei confronti di questa classe sociale, la classe borghese, degli intellettuali, dei professori, dei, come lui li definiva, dei pennaruli, cioè dei pennivendoli, di gente che sapeva usare la penna. In realtà appunto mancò forse una saldatura di interessi tra queste classi borghesi e la monarchia, e quindi nel 48 ci fu la grande divisione, e rimasero però nel regno alcuni che pensavano che piano piano si potesse convincere il sovrano a dare concessioni maggiori. Del partito minoritario che ho detto prima, di quelli che speravano fino all'ultimo, fino alla caduta del regno, una possibilità di una monarchia costituzionale, facevano parte ad esempio i Savaresi, i Cenni, oltre a quelli che ho detto prima, Calaulloa e a Filangieri. Purtroppo erano minoritari, perché la paura e il terrore soprattutto di queste pressioni esterne, di questi nemici esterni, il Piemonte ed altri, quindi la paura di perdere l'autonomia e l'indipendenza, furono più forti e fecero richiudere fino allo sbarco di Garibaldi in una visione molto, molto chiusa. In questo ci fu la cecità dei consiglieri, che erano molto avanti negli anni dei Borbone in quel momento. In realtà la maggiore miopia che ebbero a mio avviso i sovrani Borbone fu quella di non capire che la dimensione internazionale era quella che nasceva, quindi non cercare di avere aperture e accordi e consensi maggiori in uno scenario che andava cambiando a livello internazionale avrebbe costretto all'isolamento e quindi alla sconfitta una dinastia e un regno. Volevo chiedere una cosa, come hai detto prima riguardo alla classe, diciamo, l'intelligenza meridionale, che si usa dire, parte probabilmente è vero, nel 48, nel 99, non è un po' eccessivo considerare che 110 persone che furono eliminate a Piazza Mercato era un numero così consistente da decapitare questa borghesia illuminata napoletana? Mi sembra un numero tutto sommato sicuramente significativo, anche i numeri erano poi diversi da quelli di oggi, anche come numero di popolazione. Però forse 99 persone non è che rappresentassero sicuramente una parte significativa, ma non è esagerato dire che fu decapitata diciamo, l'intelligenza, l'intellettuale napoletano meridionale. Beh, io ho premesso, queste sono le teorie di Croce, no? Le teorie crociane che sostiene questo, e anche, no, ma non dico che non sia così, però mi fa e anche molti, basso, molti poi nel tentativo di trovare sempre un aspetto meridionale nel risorgimento, quindi le premesse meridionali nel risorgimento fanno riferimento sempre ai moti del 99, no? Dice, come esempio ed episodio che era premessa al risorgimento e all'unità d'Italia. Mi sembra un po'... In realtà mancava del tutto in quelli l'idea di unità d'Italia, insomma c'era l'idea della Repubblica, quindi vicino ai francesi. Il problema di è che appunto quelli erano l'elite di un regno in quel momento, e il terrore dopo la rivoluzione francese di Maria Carolina, che aveva visto la sorella morire ghigliottinata in Francia, aumentò, perché poi Maria Carolina aveva favorito la nascita della massoneria nel regno, c'era stata un'apertura illuministica enorme nel regno
e lì infatti fiorirono Pagano e gli altri, proprio perché c'erano delle condizioni culturali. Poi dopo la rivoluzione francese il terrore, la paura subentro, e ci fu invece una chiusura a Riccio e la repressione, l'avvicinamento agli inglesi e tutte le altre vicende poi storiche di quel periodo, di quegli anni. In realtà erano appunto un'elite come all'epoca erano le elite che contavano, no? E che... C'è una domanda di Marco? Sì, veramente erano due domande diverse, diciamo. Marco, forte perché stiamo registrando. Allora, la prima era se questa, diciamo, situazione di contrasto con gli inglesi, in effetti, di cui lei ha parlato, nascesse per caso anche dal 1812, cioè dalla Costituzione siciliana, quando il governo borbonico era in esilio, e quindi se questo contrasto può nascere da là, perché in effetti gli inglesi, come tra virgolette, abbiano scelto di cambiare cavallo, tutti puntali in quel momento, cioè non più Borbone, ma magari Savoia, essendo che loro erano la superpotenza dell'epoca. E la seconda domanda, che era di tutt'altro tono, era se il mancato, diciamo, accettazione di un federalismo dopo il 1860, questo, diciamo, accentramento amministrativo venuto comunque da Savoia e anche dagli esuli meridionali, si sia mano a mano comunque protratto anche ai nostri giorni. È così difficile parlare anche oggi di federalismo, perché in effetti non ci siamo ancora arrivati. Anche per esempio le regioni sono state istituite nel 1970, la Costituzione già le deriva nel 48, ecco, se questo passaggio in quella fase storica abbia influito, influisce ancora tutt'oggi, ecco, sull'amministrazione dello Stato italiano. In verità io parto dall'ultima domanda, perché sì, è quella che mi consente di avere agganci con l'attualità. Le valutazioni sul federalismo sono opposte oggi rispetto a... 150 anni fa si diceva non vogliamo il federalismo perché loro sono incapaci di governarsi da soli. Oggi invece si dice ognuno sia padrone a casa propria, ognuno si governi da solo, no? E quindi inversa il ragionamento, per cui dice ora noi vogliamo non più dare a loro e ci vogliamo tenere i soldi nostri, quindi va a imporre noi la tassazione. 150 anni fa si diceva non sono in grado di fare da soli, dobbiamo accentrare tutto in mano allo Stato, quindi il decentramento amministrativo. In realtà dal punto di vista amministrativo, quindi nel disegno da dare allo Stato unitario in quel momento, si aveva davanti il modello francese, che era un tipo di Stato profondamente accentrato dal punto di vista amministrativo. E quindi nel momento in cui c'era questo pericolo del Mezzogiorno che poteva staccarsi con le guerre del brigantaggio, si accentuò in maniera rapida l'accentramento di tutto, e questo poi causò dei danni enormi, perché accentrando in quella maniera così rapida si sono creati degli squilibri. Pensate all'unificazione della moneta immediata, no? Noi per arrivare all'euro abbiamo avuto 2 anni di abitudine, no? di transizione, lì subito dal ducato alla lira, e un ducato valeva 4 lire, quindi aveva anche un potere d'acquisto maggiore. Oppure le unità di misure, che hanno creato degli scompensi nelle transazioni commerciali enormi, erano diverse al nord e al sud. Oppure le barriere doganali, che in un certo senso il protezionismo doganale favoriva l'industria meridionale, quindi dava la possibilità di appalti con lo Stato a condizioni maggiori. Ecco, tutte situazioni che in maniera così rapida e così veloce hanno creato una serie di problemi immediati di adattamento, come anche l'assimilazione di tutti i codici e le leggi piemontesi nel sud. Cosa assurda, noi, per citare solo una cosa, la motivazione delle sentenze è stata prima nel Regno delle Due Sicilie che è stata introdotta, e poi è stata estesa dagli altri. Ma chi ha motivato per primo le sentenze? Siamo stati noi nel Regno delle Due Sicilie, insomma. Vabbè, io non voglio ancora fare dei primati, perché sennò poi cado in questa cosa dei primati, che è un po'... E questo sul federalismo e sul decentramento amministrativo. In realtà, quando io ho citato Minghetti, quando poi ritirò le sue leggi, fu molto profeta, perché disse: io ritiro le 4 leggi perché non ho la maggioranza, mi rendo conto che in Parlamento non possono essere approvati. Però state attenti, perché vedete che cosa è successo in Francia,
che l'accentramento amministrativo ha poi portato alla dittatura, perché Napoleone III era stato prima eletto presidente, poi si era... E non vorrei che in Italia succeda la stessa cosa. Ebbene, 60 anni dopo è successa la stessa cosa, perché l'accentramento amministrativo nelle mani di pochi favorisce le condizioni politiche per una soluzione di questo tipo. La seconda invece domanda sugli inglesi, no, in realtà la frattura vera con gli inglesi fu nella famosa crisi degli zolfi, e quindi quando gli inglesi cominciarono ad avere interessi economici fortissimi in Sicilia con questa materia prima, che era la più importante in quel momento per le industrie, gli zolfi, e si estraeva in Sicilia, cioè la Sicilia era un po' come gli stati arabi di oggi, no? In quel momento, e chi controllava erano le società inglesi, queste compagnie britanniche che controllavano tutto il mondo, controllavano anche gli zolfi siciliani. Nel momento in cui Ferdinando II decise di rivolgersi ai francesi perché gli davano maggiori soldi e condizioni maggiori, ci fu una minaccia di guerra, arrivarono le navi inglesi al largo di Napoli, minacciarono di bombardare, insomma si dovette fare una transazione. Ferdinando II, che era il più debole, dovette pagare una penale ai francesi e dovette fare marcia indietro e restituire agli inglesi quindi questa privativa e questa estata. Da lì cominciò una crisi di rapporti tra Inghilterra e Regno delle Due Sicilie, che poi fu portata avanti in maniera studiata a tavolino con le famose lettere, no, di Gladstone, del regno negazione di Dio, che fu tutta una manovra a tavolino studiata, perché Gladstone, si sa, non visitò nemmeno una galera, nemmeno un carcere borbonico, ma gli fu tutto raccontato da un avvocato napoletano, suo amico, che per molti versi montò e aumentò, e lui stesso lo ammise di essersi inventato tutto e di aver accentuato nelle sue quattro lettere a Lord Aberdeen quelle cose. Lo riporta benissimo uno come Carlo Alianello nel famoso libro La conquista del Sud, queste vicende e questi documenti. Volevo chiedere una cosa, sarebbe interessante sapere la sua posizione sulla teoria esposta così brillantemente da Finabriga sulla minorità acquisita, ed eventualmente le fosse favorevole, come se ne esce più? E la minoria, cioè quel convincersi alla fine di essere inferiori agli altri, no, questa è la cosa più affascinante del libro Terroni di Pino, devo dire, io glielo dico, io ho presentato due volte il libro, quindi proprio questa è la cosa che più è stimolante dal punto di vista culturale di Terroni. E anche io dico che l'ho detto prima, cioè noi ci convinciamo, abbiamo questo senso di colpa di esserci opposti all'Unità d'Italia, di esserci presentati in maniera inferiore all'appuntamento unitario, di non averlo favorito, di aver, in realtà poi alla fine se si va ad analizzare un processo unitario imposto dall'alto, e qui mi rifaccio di nuovo all'analisi gramsciana che io condivido in pieno, come può essere assimilato e diffondere consenso tra classi contadine, classi subalterne, classi sociali che si sono viste escluse, hanno visto poi quello Stato per decenni in mano a persone che hanno ritardato riforme agrarie, hanno accentrato potere economico e potere politico. E quindi se c'è questo senso diffuso nel Mezzogiorno di estraneità rispetto allo Stato, è figlio anche di quegli eventi, è figlio anche di quel modo di unificazione del Mezzogiorno al resto dell'Italia. Quindi il senso di estraneità è anche figlio di quello, dalla mancanza di consenso diffuso nelle classi subalterne al processo unitario. E quindi sì, la tesi di Pino, io glielo ho detto, è affascinante, è bella, è una tesi anche culturale e psicologica, uno può anche condividere, sì, perché poi alla fine se uno ti martella, se uno ti dice tu sei così, oppure tu sei stupido, alla fine io mi convinco veramente che sono stupido, insomma, se me lo dicono tutti quanti, tutti insieme, cioè, ma vuoi vedere allora che sono stupido veramente? Diventa importante l'orgoglio nella risposta, senza sì. Esagerare, ma... L'importante è questo, io do atto e merito al successo di Terroni, cioè lui ha risvegliato un
un orgoglio, un senso di identità meridionale che esisteva in tutti, ma esisteva soprattutto in quelli che vanno a lavorare altrove, però veniva sopito. Ora invece uno può dire, beh, io sono di Molfetta, io sono di Canicattì, io sono tranquillamente in perché c'è l'orgoglio di sentirsi terroni, no? Ha risvegliato questo orgoglio. Però attenzione a non passare poi all'altro all'opposto, cioè all'eccesso opposto. Cioè, io sono terrone, tu sei del nord e sei un cretino. Questo è un errore ed è un limite culturale in cui nessuno deve cadere, perché altrimenti si cade in una sterile contrapposizione che non porta. Che del resto anche Pino Aprile non vuole che si ricada in questa cosa, lui è specifico. Abbiamo il tempo per una domanda ancora. Due domande, allora veloci, Enrico e poi Cataldo. Enrico. No, intanto apprezzo la laicità del giornalista, perché non è facile raccontare delle vicende meridionaliste, però poi cercare di rimanere super partes nella questione. Intanto io non mi sento un meridionalista attiva, però sono un attivista sociale e c'è una contrapposizione in alcune cose dette dal giornalista. Enrico è un sindacalista. Parlare di processi unitari, parlare di non sentirsi minoritari, certamente noi l'unità l'abbiamo subito in maniera passiva, perché certamente non l'abbiamo concertata questa forma, nessuno potrà dire una cosa al contrario. E l'ho detto, infatti. La cosa invece che dovremmo poi dire ai giovani, e quantomeno spiegarlo, lo dire a te, tu credi fermamente che imparando nella storia, perché io da attivista sociale ne conosco una sola, Pietrarsa, posso sgombrare il campo dal misfatto oppure dal non boicottaggio, non malafede? Io credo fermamente solo in questo, perché i fatti dicono questo, che c'è bisogno del tavolo della pace con la dialettica e i toni politici attuali. Siamo ritornati 150 anni indietro, secondo me. Io non voglio ricadere eccessivamente nell'interpretazione marxiana della storia, no? Ma credo che rispetto a Pietrarsa ed altri episodi simili ci siano soprattutto gli interessi economici fortissimi che erano concentrati in alcune regioni. E allora se dei macchinari venivano smontati al sud e portati al nord, se nelle scelte siderurgiche dello Stato unitario, nei primi 20-30 anni dello Stato unitario, si privilegiò l'Ansaldo rispetto a Pietrarsa, certamente perché c'erano degli interessi economici fortissimi e c'erano dei poteri politici, c'era gente che urlava di più e si faceva sentire di più e aveva maggiore forza nel Parlamento, che era allora a Torino, che era al nord invece che al sud. Quindi in questo credo fermamente. Certo, Pietrarsa fu uno scempio. Io sul Mattino, in occasione dell'anniversario dei 150 anni degli incidenti e dello sciopero di Pietrarsa, ho fatto un ricordo, un articolo molto lungo in cui ho ricordato quei morti uccisi dai carabinieri. Fu il primo sciopero e la prima manifestazione dello Stato unitario vicino Napoli, cioè proprio a confine, in uno stabilimento dove viene ancora conservata la statua di Ferdinando II, che ne è stato il fondatore, dove sono state fatte le ferrovie, i vagoni ferroviari per l'Inghilterra. Insomma, c'erano delle maestranze, c'erano delle capacità professionali elevatissime. Quindi ecco, io credo molto nella contrapposizione di interessi, per come è andata la storia dei primi 30-40 anni del nostro Stato unitario, e credo anche che la cecità delle classi dirigenti al nord e al sud di quel periodo non ha fatto vedere che il grande nodo, che poi è rimasto irrisolto fino agli anni 40-50 del Novecento, era la riforma agraria. E la riforma agraria che nessuno voleva e che nessuno ha fatto ed attuato al nord come al sud. E ci furono delle ribellioni in Emilia-Romagna, represse da Cadorna con fucili e sangue, di contadini che avevano gli stessi interessi contrapposti alle classi dirigenti in quel momento che avevano i contadini del sud rispetto alle, quindi non era in quel momento poi storico più una contrapposizione nord e sud. Dal punto di vista geografico veniva la contrapposizione, perché la concentrazione poi delle imprese ebbe geograficamente una svolta, una collocazione al nord. Però dal punto di vista sociale si accentuava la contrapposizione, che
esulava, prescindeva dalla collocazione geografica. Il Novecento di Bertolucci lo ha raccontato benissimo, infatti, che la questione agraria qual era in Emilia Romagna, al nord e al sud. E quindi era un disegno ed era una storia ormai che diventava storia unitaria, dopo essere stata storia del sud, storia del centro, storia del nord, diventava una storia unitaria che aveva bisogno di analisi maggiori e di maggiori idee. Purtroppo poi, quando nacque nel 70-80 dell'Ottocento la famosa questione meridionale teorizzata e attraverso le famose lettere prima di Villari, poi Franchetti Sonnino e tutti gli altri che cominciarono, e Giustino Fortunato che cominciarono, e poi Salvemini e gli altri che cominciarono a teorizzarla, a farci studi, ad analizzarla e a studiarla, quindi anche accentuando il dito e l'analisi sull'emigrazione, e ci si rese conto che le uniche soluzioni che poi venivano prospettate per il Mezzogiorno d'Italia erano le leggi speciali. Si partì da una legge speciale. Adesso, sì, si partì da una legge speciale per l'ordine pubblico, che era la legge Pica del 63 sul brigantaggio. Si arrivò dopo il famoso viaggio in Basilicata di Zanardelli, no? Alla legge per la Basilicata, poi alla legge per Napoli, poi alla legge per la Calabria, tutte leggi di inizio Novecento, 1904, 1906, 1908, tutte le leggi speciali che si successero nel primo decennio del Novecento. Quindi fu quella la soluzione. Perché non si capiva che o si dava una soluzione omogenea su tutto il territorio nazionale di riforma, che potesse riformare tenendo conto delle specificità, quindi anche delle diversità di territorio, oppure non si trovava solo. Invece si voleva andare per comparti, per regioni, per territori, si voleva anche contrapporre e dire là ci sono dei problemi atavici, dei problemi diffusi, e quindi c'è stata una cecità enorme, c'è stata una miopia totale nel modo di affrontare quei problemi. Ora, se si guarda all'oggi, non è che si può dire, diciamo, allora erano miopi allora, invece adesso magari saremmo stati in grado. Lascio a voi le risposte. La risposta. Allora, l'ultima domanda, Cataldo, e poi le conclusioni del professore Cutolò. Sia tu che nelle parole conclusive sul intervento, che è in qualche modo Pino Aprile nel suo secondo libro, che è lo stesso Ruffolo nelle conclusioni del suo libro, in qualche modo proponete e dite in qualche modo il Sud deve trovare delle risorse che siano proprie. E allora a questo punto io mi domando e ti domando, in un momento in cui l'economia si ridefinisce totalmente, e lo stiamo vedendo, cioè siamo in un periodo di crisi mostruosa, e in cui appunto le quantità cominciano a non contare più, si vede che l'economia fondata sulla quantità di quattrini investito, sulle quantità di cose che vanno prodotte, non funziona più. Non è forse l'ora di cominciare a ragionare sulle capacità del Sud di produrre qualità? E sto pensando anche a cose tipo le cose che sta facendo Cameron in Inghilterra, indicatori di felicità, proposte di un'economia totalmente diversa basata sulla qualità e non sulla quantità. Abbiamo qui al Sud queste risorse? Io penso di sì, ma voglio sentire la tua opinione. Io credo di sì, perché il Sud, dire Sud è dire niente, perché ci sono tanti Sud, quindi ci sono tante realtà. Allora la Puglia, la Basilicata, c'ha delle realtà di qualità enormi. La Sicilia è questo unicum tutto particolare, con tante capacità al di là di quella che è l'immagine spesso negativa e unica che se ne ha. E quindi io credo che ci siano queste capacità nella quale. Il problema però è ragionare un attimo oggi, appunto, di quello che è questo famoso mercato e questa economia globale, no? Di cui ci si riempie la bocca. Il problema che abbiamo affrontato subito dopo l'unità, è poi lo stesso problema che si vive adesso nell'economia globale. Qual è? Abbiamo questa apertura totale dei mercati, ognuno può vendere dappertutto il prodotto che fa, a condizioni anche di favore, senza grandi blocchi, grandi restrizioni doganali, grandi protezioni. E però si vende in questa maniera
producendo con regole diverse l'uno dall'altro. E allora, se in Cina hanno delle regole e pagano una lira l'operaio, è chiaro che ti fanno un prodotto che riesce ad avere anche una qualità buona a costi molto più interessanti rispetto a quello che possiamo fare noi, con una qualità bellissima, buonissima, ma necessariamente a costi maggiori rispetto a quello cinese. Quindi il mercato globale ha portato questa distorsione, perché ha dato la possibilità a tutti di vendere dappertutto con condizioni di partenza e di regole diverse l'uno dall'altro, perché ogni Stato ha le sue regole, ha le sue dialettiche sindacali, ha le sue capacità produttive differenti, e questa economia globale crea differenze, non crea unità, non crea condizioni uguali, ma invece crea condizioni diversificanti l'una dall'altra, perché mette in condizioni favorevoli uno rispetto ad un altro. La stessa cosa l'abbiamo vissuta subito dopo l'unità d'Italia, nel momento in cui abbiamo azzerato il protezionismo doganale, abbiamo buttato in ginocchio le aziende del sud, che in quel protezionismo doganale riuscivano a, ad avere mercato buono nel Regno delle Due Sicilie, ad avere appalti dallo Stato bene, a creare una buona qualità senza l'assillo di perdere il posto, senza l'assillo della concorrenza. Senza capire questo e senza aver capito questo, chi fece l'unità ha creato una serie di distorsioni e di disastri enormi. La stessa cosa appunto la stiamo vivendo oggi, e non ci si rende conto che al di là di tutto, di tutte le cose, insomma, si dovrebbe ritornare un po' forse a una protezione maggiore dei prodotti, però poi dopo ci sono dei meccanismi, degli organismi internazionali che te lo proibiscono, che te lo vietano, e quindi salvo poi a chiedersi di rientrare da te. Infatti, certo. Bene, allora ora passiamo la parola al professore Cutolo, che è presidente della Commissione Cultura del Partito del Sud ed è anche membro del direttivo nazionale. Professore. Allora, beh, innanzitutto grazie a Don Fiore, perché due volte grazie, prima per questa verbalizzazione del racconto. Io credo che il libro vada letto, per chi non l'ha letto, vada letto, perché probabilmente, almeno io non sono uno storico e non sono neanche un critico della storia, le mie credenziali, se posso dire così, è che mio nonno è nato nel 1861, era nato, quindi oggi facciamo 150 anni, papà era nato nel 91 e io nel 39, quindi diciamo tre generazioni occupano il 150enne, io spero di durare un po' di più in modo che facciamo magari un 160. Io ricordo dei ricordi di un papà del 91 che mi raccontava di suo papà che era del 61, molte delle cose che ho letto qui ho analizzato eccetera, in qualche maniera erano passate. Papà era un ingegnere non meridionalista, un ingegnere colto che sapeva dei fatti, mi raccontava. Poi non c'era parte di essere colto, tu se vivi la vita, la storia, la vivi come cronaca, poi ci storicizza con te. Quello che trovo veramente apprezzabile, senza nessuna piaggeria, nel libro di Di Fiore, che è sussurrato e non è gridato, che è il modo giusto secondo me per dire delle verità. La verità non ha bisogno di, quando è ben argomentata, poi è sostenuta da argomentazioni forti e documentazioni forti, non ha bisogno di essere né faziosa né urlata, che è un po' il limite, anche se mi fa, leggendo mi commuove, mi emoziona Aprile o Oceano, e però il loro limite è di essere in posizione faziosa, ma anche se appartengo alla stessa fazione, e forse meno incisiva per quello che riguarda poi gli esiti di questa operazione, che possiamo definire una operazione che credo sia nata 20 anni fa o prima di 20 anni fa, non mi ricordo nulla, che è un po' quello che si può chiamare il revisionismo storico, finalizzato non tanto a raccogliere utilità politiche rapide, ma a mettere un po' di ordine, perché il futuro, che futuro si può mai costruire sulle premesse di una
di un passato raccontato in maniera falsa, voglio dire, sarà un futuro pieno di cose che non stanno in piedi. Quindi il fatto di quello che mi sembra veramente rilevante nel libro di nella mia lettura del libro è che c'è, grazie al modo sussurrato e molto documentato di affermare, di raccontare delle verità, viene fuori un grado più alto di conoscenza e di coinvolgimento. E credo che tutte le cose di cui abbiamo parlato, di cui tu scrivi, di cui hai detto, alla fine ci riconducono a un problema culturale legato alla conoscenza, appunto, che era poca, perché il mal di quest'Italia malfatta è che se fossero stati più colti i signori che l'hanno fatta e se avessero avuto culture, la cultura, come dicevo poco fa, è l'attività che se c'è un muro lo toglie e che porta in alto i valori della differenza. E noi viviamo in una cultura che invece fa della differenza un handicap negativo e tende a mitizzare l'omogeneità, per cui siamo tutti bergamaschi o come stiamo bene insieme. Se Lombroso fosse andato, oltre che nel sud Italia, anche oggi nelle valli bergamasche, avrebbe raccolto altrettali orrori, però non è su questo equilibrio che è. Poi volevo dire un paio di cose che mi sono venute in mente. La storia d'Italia, così come è la controstoria d'Italia, è in fondo il conflitto tra interessi e ideali, in qualche maniera. Gli interessi, che erano secondo me tutti dal lato dell'operazione condotta dai piemontesi, alla fine prevalgono, ed era, credo che l'abbia detto tu, hai usato il termine ineluttabile, l'Italia è un paese con una grande geografia, una piccola storia, ha detto in maniera umoristica un mio amico che si chiama Achille Meritoliva, che è un provocatore professionale, e più di qualunque altro paese europeo la geografia d'Italia è talmente ben definita, se la pensate in contrapposizione, non so, con le geografie del Belgio o della Polonia, che slittano continuamente, per cui c'è gente che è nata in un paese che era stato polacco, poi diventa tedesco, oppure che era belga e poi diventa francese, ma poi ritorna a essere tedesco e adesso è belga. In Italia questo non avviene, perché la definizione del mare e delle Alpi crea una omogeneità. Nel momento in cui la rivoluzione industriale, che inizia alla fine dell'Ottocento, alla fine del Settecento, crea la necessità di dare alla grande produzione di merci dei mercati controllabili, l'idealismo i nazionalismi spingono alla nascita, e quindi è ineluttabile che un paese così ben definito come l'Italia, con una geografia così precisa che si chiama tutta Italia, debba organizzare un assetto politico che coincida con questa geografia. Quindi e qui si innestano una serie di considerazioni. I Borboni non lasciano grandissimi rimpianti, il rimpianto è del modo come si è fatto l'Italia, perché i Borboni hanno grosse colpe politiche, per essere troppo bigotto e troppo cattolico Ferdinando II protegge il Papa al punto che rifiuta di andare avanti in una discussione sul possibile accorpamento federativo del paese. Nel 99 ha una tale strizza dai rivoluzionari di stampo filofrancese che ne fa fuori solo 99, impedisce a tutti gli altri, quelli che non fa fuori se ne vanno, e quindi rinsecchisce e fa il primo patto saltando la borghesia, fa il patto con i Lazzari e mette ordine e crea una curiosa, poi rifà sempre sulla stessa strizza, io credo, fa una cosa unica negli stati europei, e cioè lascia le guarentigie feodali invece di dare i diritti dell'acqua, della pastura, eccetera, ai borghesi come fanno gli stati dell'Europa centrale, la lascia ai contadini e si fa amici, tiene per buoni i rapporti con il popolo,
e in qualche maniera si fragilizza perché non ha il cuscinetto tra lui e il popolo, quindi a un certo punto si trova da solo, i borghesi se li comprano con quattro soldi, i piemontesi passano tutti di là, e c'era questa ineluttabilità del far l'Italia su cui i Borboni hanno poco riflettuto, avrebbero dovuto capire che non si poteva non fare l'Italia, e quindi in qualche maniera sono colpevoli loro. E c'è una cosa illuminante nel libro, nella controstoria, appena accennato ma che meriterebbe essere sviluppato, come hanno condotto lo stesso problema dell'unità i tedeschi rispetto agli italiani, e come la Prussia sia riuscita a fare la Germania, la Prussia avendo le condizioni militari per farla militarmente molto meglio di come i piemontesi pensavano di poterla fare, e invece i prussiani che l'esercito ce l'avevano serio, forte, capace di fare una Germania a ferro e fuoco, l'hanno fatta senza sparare neanche un colpo, preparandola per un livello di, per una visione ed una cultura politica che probabilmente i Savoia, o certamente i Savoia, non avevano. Ce l'aveva un po' Cavour, però era anche molto solo, e le condizioni poi sono state... Per cui io credo che il libro vada letto perché culturalizzando le differenze e dando una quantità incredibile di dati, io che credevo di sapere molte cose, avevo letto tutti gli altri libri, mi sono letto perfino Croce, eccetera, invece ho imparato un sacco di cose, quindi è veramente questa, il titolo è sbagliato perché non è una controstoria dell'unità d'Italia, è la storia dell'unità d'Italia, la controstoria è quella che ci raccontano, questa è la storia, e in questo senso il libro è importante, quindi grazie e speriamo di farne profitto. Ringrazio tutti per essere intervenuti e continueremo con il ciclo di conferenze. Grazie a tutti e grazie a Gigi Giorgione.